intanto riproponiamo l'ordinanza perché siamo certi della pericolosità della strada, soprattutto dei tre centri abitati di San Luigi, Caserossa e Nava, ed è compito dell'amministrazione, quindi del sindaco, prendere le opportune decisioni per quanto riguarda la sicurezza stradale e la sicurezza della vita. Il fatto che non ci sia una scadenza è dovuto esclusivamente al fatto che a me pare inopportuno che ogni due giorni arriviamo a ogni due giorni per dire il tempo che è breve, ma comunque ogni due mesi a rinnovare una ordinanza. Io non ho alcuna intenzione di toglierla, perché le condizioni esistono e bisogna trovare quelle che sono le possibilità per tutelare al massimo queste frazioni, queste abitazioni. Resta sempre valido il passaggio per chi deve caricare o scaricare in provincia di Imperia o di Cuneo, ma lei chiede però maggiori controlli, più attenzione. Ma certamente, perché se abbiamo controlli e attenzione, abbiamo anche probabilmente una diminuzione di transito, e che oggi si attesta intorno al 30% dalla prima ordinanza. Quindi i controlli servono a far sì che questa ordinanza possa continuare, possa avere dei risultati, perché viceversa non ci sono altre soluzioni che non ritornare a ridurre i percorsi in cui ovviamente l'ordinanza non interviene. Non è questa la nostra intenzione. Quindi andiamo verso i controlli, vediamo di posizionare ancora più la segnaletica. Purtroppo non è possibile, io non sono possibili gli impianti semaforici e l'alternanza, perché produrrebbero maggiore intensità di traffico, quindi maggiori intasamenti, maggiori rischi. A questo punto, certo, siamo preoccupati perché sì, si fermerà di qui alla fine dell'anno l'Armo Canterana, dopo la bellezza di 25 anni, ma nello stesso tempo poi l'Armo Canterana, ecco, tirare fuori questi 440 milioni in soldini, bisogna fare ovviamente le gare d'appalto, avviare i lavori, e quanti ne sono? Una decina d'anni, Pornassio, una decina d'anni in queste condizioni non può assolutamente stare, ecco perché dobbiamo intervenire. Io mi rammarico che in questi 25 anni le cose sono state ferme.